caso io qui possiedo una gigantografia di un essere asessuato, quale alieno? Ma chiediamo all'autore di Galanzette, l'alieno, che sessualità? Oliviero Beniamini, ci raggiunge, puoi accomodarti da questa parte, io mi seduce l'alieno perché insomma mi fa un po' effetto vederti vicino a una tua creatura, quindi preferisco sedermi io accanto alla tua creatura che è così rappresentata da un abilissimo, diciamo, disegnatore grafico, così in 3D come si dice, una gigantografia di quello che è effettivamente uno dei tuoi protagonisti, perché effettivamente questo Galanzette è una lunga storia incentrata sulla fantasia, sul genere fantasy che tanto va di moda e tanto invita e invoglia a leggere. Ma d'obbligo la domanda, gli alieni che sessualità hanno? Te lo sei mai chiesto? Dovremmo chiederlo agli alieni. No, beh, il libro devo dire che ho cominciato a scriverlo che ero abbastanza giovane, perciò forse era un tema che inizialmente è stato marginale, anche se poi nella storia effettivamente si intrecciano delle storie d'amore, e, diciamo, ne approfondite. Penso in questo caso questo tipo di alieni risultavano praticamente, come dici tu, asessuati, praticamente clonati, che poi non è altro un po' che l'ispirazione a quelli che ormai comunemente vengono chiamati i grigi e che si ritiene o alcuni ritengono che insomma già sono tra noi o con cui abbiamo avuto, diciamo così, dei contatti. Altri alieni all'interno del libro hanno effettivamente delle sessualità un po' diverse rispetto a quelle umane, anche se poi in realtà le storie d'amore più pregnanti sono quelle tra gli uomini, perciò diciamo, mi sono un po' limitato a questo argomento. Oh, facendo vedere il tuo libro, è interessante però questa considerazione che hai fatto, come effettivamente le nuove generazioni di alieni comunque si considerano teoricamente asessuate, no? Perché effettivamente c'è stata un'implosione della sessualità all'interno del genere umano e una espressione che invece è molto più ibrida rispetto all'esterno. Anche le immagini della pubblicità molto spesso ci portano sempre a questa immagine quasi bisessuale, no? Dove una persona conserva in sé sia caratteristiche femminili che maschili. Secondo te, da scrittore te lo chiedo, come mai si tira verso questa bisessualità legata a un'immagine che comunque non è più prorompente come un tempo? Insomma, le maggiorate di una volta non vanno più di moda come lo andavano un tempo, no? Oggi si preferisce, si gradisce più un'immagine un pochettino più così eterea. Ma sicuramente nel costume sessuale mondiale vedo che ci sia stata un'evoluzione come in tutta la nostra società molto accelerata, e credo che forse i nostri giovani hanno anche perso un po' di punti di riferimento, un po' dettati anche dalla pubblicità, da questo consumismo che tende sempre a darci degli esempi con un profumo, qualcosa anche un po' onirici, e che però forse ha esasperato. Infatti non a caso degli studi dicono che la sessualità anche giovanile praticamente è anche molto gay, mentre prima magari delle ragazze pensare di avere un approccio con un'altra ragazza era qualcosa di veramente di fantascientifico, mentre adesso le statistiche ci dicono che molte ragazze diciamo hanno approcci sessuali con partner dello stesso sesso. Ti faccio invece una domanda: qual è il personaggio a cui sei più affezionata all'interno di Galanzette? C'è, perché effettivamente io l'ho letto, penso che sia l'atmosfera protagonista, no? In fondo tu hai creato una grande storia anche con dei riferimenti scientifici o metascientifici, chiamiamoli come uno voglia, ma quello che è interessante è il fatto che comunque c'è questa idea di vederli questi personaggi, di immaginarli quasi fossero scritti da uno sceneggiatore, no? Uno li immagina, non a caso c'è chi li ha impersonati attraverso una vignetta. Ecco, c'è un personaggio a quale sei più affezionato? Sì, devo dire che il libro inizialmente ovviamente aveva un suo protagonista che era questo giovane pilota che fa fare delle esperienze ai confini dell'universo conosciuto, però poi dopo invece nella trama ci sono molti co-personaggi e devo dire sinceramente che alcuni sono diventati molto, molto forti e hanno preso, diciamo, anche loro un ruolo. Il personaggio a cui sono più affezionato è il personaggio del comandante Raipol,
che in realtà doveva essere una comparsa, era stato creato semplicemente perché era un combattente molto valente e doveva dare la possibilità a un altro protagonista di far vedere quanto lui poi era forte nel combattimento, eccetera. Solo che nello scrivere questo personaggio è diventato così simpatico, così bello, che poi non me la sono più sentita, doveva alla fine del capitolo morire, questo facciamo, e non me la sono più sentita. E perciò diciamo che è stato poi molto faticoso trovargli una via d'uscita alla situazione in cui l'avevo messo. E perciò ecco, penso che lui sia effettivamente poi in realtà sia il mio personaggio preferito, che ha vissuto, diciamo. È andato oltre la storia. Allora, grazie a Oliviero Beniamini, al suo Galanzette. E ora...